Ecco Meringa, la cucciola arrivata ieri in condizioni pietose. Guardate come sta. Lei ha perso questo occhietto perché un forasacco è penetrato, le ha bucato la cornea in maniera irreparabile e qui c'è una sacca al cui interno potrebbe anche esserci un forasacco, ma la veterinaria preferisce farlo uscire delicatamente e non con intervento chirurgico, in quanto la piccolina ha una emorragia in questo momento in atto, c'è versamento di sangue sotto cute qui al pancino. Si sospetta avvelenamento da topicida, quindi ovvio che non può fare l'anestesia e non può essere addormentata. Per il resto lei sta bene, mangia e soprattutto beve tanto, perché il versamento di sangue nei tessuti naturalmente fa diminuire il volume del sangue e lei sente la necessità di reintegrare i liquidi. E però questo non so se dobbiamo considerarlo un buon segno, insomma, l'appetito e la sete. Noi siamo qui, la curiamo, facciamo il possibile per farla arrivare all'adozione, questo è il nostro scopo. Chissà se me la prenderanno senza un occhietto, povera piccola. Lei è una maremmanina di scarsi 2 mesi, secondo la veterinaria. È dolcissima. Non sappiamo chi può averla abbandonata in questo stato. Doveva stare con la mamma. Invece l'hanno buttata in campagna e lì si è ridotta così. Non vogliamo pensare che l'abbiano avvelenata, ma tutto può essere. Può essere anche che abbiano sterminato la cucciolata con la mamma e che lei sia l'unica che magari ha preso meno veleno e si è salvata. Tutto possiamo pensare, ma se qualcuno non ci contatta e non ci racconta qualcosa, non lo sapremo mai. Lei è stata trovata sulla strada, lungo la strada che da Ginosa va a Montescaglioso, in campagna. Quindi queste sono cose che accadono nelle nostre campagne, dove gli animali non vengono per niente considerati, vengono buttati, non sono utili e li gettano via. È terribile questa cosa. Ma la piccina è stata fortunata perché è arrivata da noi e quindi ha una possibilità di farcela. Adesso la tratteremo con una medicina che si chiama TKA1 per la coagulazione del sangue, perché appunto l'avvelenamento è quasi certo. Se no, cosa può essere stato a farle creare versamento di sangue nei tessuti? Un trauma? Tutto può essere, ma non ci sono segni da trauma. Povera piccolina, povera Meringa, qui ha un ascesso, qui. Mamma mia, non le sollevo il pancino perché ovviamente quando c'è l'emorragia non bisogna strapazzare i cucciolotti. Stai tranquilla, piccola, devi stare serena, serena e devi guarire presto e poi ti troveremo la migliore delle famiglie.